Benvenuti a Cronos, appunti da un libro. Oggi parliamo di Aperitivo criminale, edito da Golem e scritto da Anna Allocca. Ciao Anna! Ciao Carla, buongiorno a tutti! Benvenuta! Allora, Anna Allocca è una insegnante d'inglese, è stata traduttrice per moltissime case importanti, case editrici, ha collaborato a testi scolastici, è una dei fondatori di una bellissima associazione che si occupa di teatro e alla fine diventa una giallista, scrive gialli, è una donna super di grande allegria e energia che riesce a trasmettere assolutamente sì Anna in questi suoi libri. Tra l'altro ha creato una serie, la serie di Valentina Catania e Luca Malvini, di cui adesso parleremo. Innanzitutto una cosa seria, Anna. Per cortesia non mi invitare a un aperitivo. Facciamoci un brunch io e te, perché l'aperitivo sei pericolosa. Assolutamente. Guarda, pranzo, caffè, cena, aperitivo, niente, perché insomma, tutto può succedere come nel mio libro. Tutto può succedere, esatto. Ascolta, tu hai creato, naturalmente qui si parla di morti che si accavallano, insomma un'avventura interessante, ma hai creato questa coppia particolare. Dico particolare perché è una coppia di investigatori, appunto Valentina Catania e Luca Malvini, che investigano anche con un metodo sui generis, diciamo, e soprattutto hanno uno spassosissimo rapporto, ci dirai tu se amoroso o meno, ma comunque molto divertente. Quindi vediamo chi sono i tuoi protagonisti. Sì, allora Valentina Catania è una poliziotta un po' particolare, nel senso che lei è molto è determinata, vulcanica, intraprendente, però è anche una donna, lei porta la sua femminilità sul posto di lavoro, in un posto, in un luogo che è essenzialmente al maschile per lo più. E il suo sottoposto è questo Luca Malvini, questo ironico piacione che ama passamente le citazioni, a cominciare da Confucio, che è un po' il suo idolo, ma spaziando dall'alto al basso fino ai Baci Perugina piuttosto che Luciana Littistetto. E nel loro rapporto lui adora punzecchiarla, quindi fare battute, lei quindi le controbattute, quindi c'è molta ironia. Il mio giallo non è un thriller, è un giallo classico dove appunto l'amarezza quotidiana e la comicità si intrecciano. E in questo giallo appunto si parte da un aperitivo. Appunto. Almeno, esatto, succede che in una sera di marzo, in un bellissimo attico con vista sul Ticino, viene trovato morto ammazzato un critico enogastronomico, presumibilmente dopo aver preso un aperitivo in compagnia del suo assassino o della sua assassino. È proprio quell'aperitivo a cui non mi devi invitare, insomma. No, Carla, e quindi grazie. E quindi questo giallo in pratica si svolge in uno scenario del mondo del food. Quindi come mai il mondo del food, come mai sei affascinata al mondo del food? Beh, infatti tu ci metti dentro anche cenettine, ricette, insomma cose sfiziose, e però lo collochi con delle morti, insomma, con degli omicidi, un giallo intricato. Ma sì, perché in realtà la cucina è una delle mie passioni, nel senso che mi piace assaggiare, andare nei ristoranti, provare le cose, obbligare chi è con me a assaggiare un'altra cosa, così poi l'assaggio anch'io e poi la replico. Perché poi la cucina è con la scrittura condivide una cosa, cioè sono entrambe due attività molto creative. Infatti in questo giallo mi piace anche inventare un po' di nomi, di piatti particolari, quindi sperimentare nella fantasia anche.
E qui, oltretutto, è anche un argomento molto, molto attuale e molto, molto amato insieme al giallo, Sì, hai che non è unito due proprio argomenti bellissimi, praticamente, sì. e molto intriganti. Sei stata bravissima in questo. Però ti voglio chiedere una Grazie. cosa, cioè un mistero nei misteri, perché tu collochi questa serie, praticamente questi omicidi e questa indagine in un paese che sembra molto bello, un paese che si chiama Mornate, descrivi portici, pavé. Una bella atmosfera. Allora, naturalmente sono andata a vedere, a cercare questo Mornate, e cerca di qui e cerca di là. Io, Anna, non lo trovo, quindi tu adesso mi devi svelare il mistero di Mornate. Tu avevi paura che ti invitassi a prendere un aperitivo a Mornate, di' la verità, Carla. Esattamente, anche perché questo bellissimo paesino tra un po' non ha più abitanti a furia di tutti gli omicidi che Anna Locca colloca in questo paese. Io dico sempre che è una piccola Cabo Scovo, Mornate. Ma dunque, Mornate è una cittadina immaginaria, però calata in un contesto geografico reale che è il Varesotto. Ed è un posto, io dico sempre che io a Mornate mi trasferirei immediatamente, perché racchiude un po' tutto il meglio del Varesotto, quindi è sul Ticino, in uno degli angoli ovviamente più belli del Ticino, con il prato che degrada fino al fiume, salici, piante, fiori, ristorantini e baresti lungo il fiume. Il centro storico con i portici, il pavé e naturalmente questi ristoranti gourmet di cui si parla, ma anche tante pasticcerie, caffè, ristorantini, perché al di là di questa indagine, comunque i nostri due protagonisti amano tantissimo investigare facendo brainstorming in pasticceria, in trattoria, davanti a un aperitivo non criminale o una bella pizza. Sono due buongustai come te, abbiamo capito, Anna. È così. Bellissimo, hai azzeccato questa cosa, per cui signori, se Anna vi invita a Mornate a prendere l'aperitivo, non ci andate. Abbiamo capito che è il tuo paese dei sogni. Senti, questa è una nuova indagine di Catania e Malvini, quindi tu stai scrivendo una serie, diciamo, quindi ci sono dei romanzi precedenti, dei gialli precedenti. Con questi protagonisti. Sì, questo è il terzo. Quindi il primo era Scena con delitto ed era ambientato nel mondo del cabaret, che è un po' un'altra delle mie passioni. Il secondo era Chimica in cura, ambientato nel mondo della scuola, che naturalmente io ho frequentato per tanti anni, e poi sono approdata qui al mondo della cucina, proprio perché ovviamente uno scrittore poi tira fuori quelle che sono le sue passioni, le cose che ama di più e le mette nei Certo. libri, mescolando gli ingredienti e poi cercando di far venire fuori un bel Sì, prodotto. unisce un po' la sua realtà e le sue passioni un po' alla fantasia, diciamo, e naturalmente alla trama gialla. Senti, per chi ha amato, ama e amerà leggendo il tuo libro Catania e Malvini, diciamo, li ritroviamo. Come li ritroviamo? Stai scrivendo, insomma, dacci delle anticipazioni. Allora, sì, ritroviamo, sto scrivendo il quarto, che è ambientato nel mondo dell'arte, sempre a Mornate, qui non ci sono Povera aperitivi criminali. Mornate, è un disastro per quegli abitanti. Esatto, si trasferiranno tutti a Cabo Sforzo, secondo me. Esatto, tutti via. E anche qui ci sono un po' di sorprese, una in particolare che riguarda il nostro Malvini. E questo è una. Poi sto scrivendo anche un'altra serie nuova con nuovi protagonisti, ambientata da un'altra parte, così almeno Mornate, diciamo, può La avere lasciamo in un pace un pochino, ampio la ambito. lasciamo Sì, esattamente. ripopolare dopo il passaggio di Anna Locca. Esattamente. E quindi ecco, diciamo che ho il mio bel da fare Brava tra Anna, senti, Vibri e Ticino.
Allora ti saluto. Ricordiamo a tutti che sono invitati non a bere l'aperitivo con Anna Locca, che è pericolosa, ma a leggere Aperitivo Criminale, che ricordiamo edito da Golem e scritto appunto dalla simpaticissima Anna Locca, e poi naturalmente a leggere anche gli antecedenti di questa indagine e tutto ciò che verrà dalla penna di Anna. Quindi Anna, ti saluto, un abbraccio, alla prossima e al tuo prossimo libro. Grazie, è stato un piacere stare qui con te, con tutti voi, e alla prossima, al prossimo aperitivo. Grazie Anna. Ciao a tutti. E intanto noi di Kronos vi diamo appuntamento al prossimo libro.